Sì, più che cambiano le regole per quanto concerne l'inserimento in isolamento, in quarantena, sono definite dal Ministero e quelle restano. Cambia tutta la metodologia per la comunicazione all'interessato. Questa quarta ondata, che non dimentichiamolo mai, è un'ondata da 20.000 positivi al giorno. L'anno scorso, in questi giorni, ne avevamo 400, 500, oggi siamo sui 14-15.000. Quindi è un'ondata che è caratterizzata da una diffusione del virus altissima, fortunatamente non però da un'altrettanto alta ospedalizzazione. Vuol dire che anche se noi abbiamo i contagi di 5-10 volte superiori all'anno scorso, però abbiamo un quinto, un sesto delle terapie intensive, delle terapie ordinarie occupate rispetto a quello che era l'anno scorso. Questo dobbiamo tenerlo bene a mente perché la motivazione di questa diversità nell'ospedalizzazione si chiama vaccino, soltanto ed esclusivamente vaccino. Lo dico da Mondovì, domenica mattina, all'indomani di un sabato in cui abbiamo fatto 55.200 erotti vaccini, non dimenticando che il nostro target è a poco più di 40.000, cioè quello che è l'obiettivo che Figliuolo ci ha dato. Ne facciamo 10.000 in più, 15.000 in più, perché vogliamo continuare a essere una delle regioni d'Italia, così come è stato finora, che ha vaccinato di più, che ha vaccinato più in fretta, perché prima vacciniamo, prima ripartiamo. Quello che accade con tanti positivi è la necessità di comunicare in fretta l'ingresso in isolamento e in quarantena per tutela della persona e tutela delle altre persone, che quindi chi è in condizioni di poter mettere a rischio se stesso e quindi di controllarsi di più, ma anche gli altri, venga immediatamente isolato e quarantenato. Ma allo stesso modo, la possibilità che immediatamente al termine di isolamento e quarantena la persona sia libera. Il problema era ed è un problema di norme, adesso tutte quante le regioni, come avete visto, Emilia Romagna, il Veneto, il Piemonte, anche la Lombardia stessa, si stanno muovendo per alleggerire il sistema. Questo significa che da domani chiunque farà un tampone, il tampone darà esito positivo e quindi dovrà entrare in isolamento, riceverà non appena il tampone sarà caricato dal medico, dalla farmacia, dall'azienda sanitaria, dall'ospedale, sulla piattaforma, immediatamente riceverà un messaggio. Un messaggio che gli comunicherà il provvedimento dell'azienda sanitaria di isolamento, perché stiamo parlando di positivi. Alla stessa maniera per le persone in quarantena, chi viene messo in quarantena in quanto contatto di una persona positiva, nel momento in cui sul sistema, il medico o l'azienda lo inseriranno come quarantenato, immediatamente il sistema farà partire un provvedimento sul telefonino, di modo che sia immediato e che sia di facile consultazione. Allo stesso modo per l'uscita dall'isolamento e dalla quarantena, perché quando il medico andrà a flaggare, cioè andrà a dichiarare guarita la persona, che immaginiamo era positiva, ha passato il suo periodo di isolamento, è andato a farsi il tampone in farmacia, quel tampone è negativo, ecco in quel momento il medico riceve l'allerta, il medico può dichiarare la persona guarita e quando il medico dichiara la persona guarita passa la palla all'azienda sanitaria che manda immediatamente il provvedimento di fine isolamento per quella persona. Tutto fatto in modo automatizzato ma controllato, di modo che ci sia l'uomo che controlla quando bisogna dichiarare una persona guarita, ma che non ci sia più la burocrazia che purtroppo ha allentato il sistema, nonostante i grandi sforzi delle persone che ormai da più di 2 anni lavorano ogni giorno incessantemente sul tema della pandemia.